Questa domenica celebriamo la solennità di nostro Signore Gesù Cristo, Re dell'Universo, che conclude l'anno liturgico. Oggi scopriamo il senso sconvolgente della regalità di Cristo. Dal Vangelo emerge un fatto straordinario. Lo sguardo di Gesù, Signore del cielo e della terra, si posa sempre in primo luogo sul bisogno dell'uomo, sulla povertà e fragilità. E dopo la povertà il suo sguardo va alla ricerca del bene che circola nelle vite. Mi hai dato pane, acqua, un sorso di vita. Il suo sguardo non va alla ricerca dei peccati e degli errori dell'uomo. Quelli che Gesù evidenzia non sono grandi gesti, ma gesti potenti, perché fanno vivere, perché nascono da chi ha lo stesso sguardo di Dio. Grandioso capovolgimento di prospettive, Dio non guarda il peccato commesso, ma il bene fatto. Sulla bilancia di Dio il bene pesa di più. Adesso che siamo già in piedi, con il canto d'ingresso all'agnello che è stato immolato, accogliamo il celebrante.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Sorelle e fratelli carissimi, Dio Padre ha posto il Figlio Gesù Cristo come centro e giudice della storia, del mondo e di ciascuno di noi. Affidiamo in questa celebrazione eucaristica, in questa solennità di Cristo, Re dell'Universo, e alla sua infinita misericordia tutte le nostre infedeltà al suo Vangelo. E affidiamo non solo la nostra comunità parrocchiale del Santissimo Ecce Homo qui in uditore, ma anche di tutti coloro che ci seguono da casa in questo momento su Telenuova 2, la TV dei missionari redentoristi, ma soprattutto per i nostri cari anziani, per le persone ammalate, per coloro che vivono il disagio e soprattutto la difficoltà, perché questo momento di grazia, di preghiera e di misericordia si estenda abbondante anche su di loro. In questo momento chiediamo perdono per tutti i nostri peccati, insieme dicendo: confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni. Colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e a voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Gloria in excelsis Deo.
preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che ha voluto rinnovare tutte le cose in Cristo tuo Figlio, Re dell'universo, fa che ogni creatura libera dalla schiavitù del peccato ti serve e ti lodi senza fine. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Ezechiele. Così dice il Signore Dio: ecco, io stesso cercherò le mie pecore e le passerò in rassegna. Come un pastore passa in rassegna il suo gregge quando si trova in mezzo alle sue pecore che erano state disperse, così io passerò in rassegna le mie pecore e le radunerò da tutti i luoghi dove erano disperse nei giorni nuvolosi e di caligine. Io stesso condurrò le mie pecore al pascolo, e io le farò riposare. Oracolo del Signore Dio. Andrò in cerca della pecora perduta e ricondurrò all'ovile quella smarrita. Fascerò quella ferita e curerò quella malata. Avrò cura della grassa e della forte. Le pascerò con giustizia. A te, mio gregge, così dice il Signore Dio: ecco, io giudicherò fra pecora e pecora, fra montoni e capri. Parola di Dio. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce. Rinfranca l'anima mia, mi guida per il giusto cammino, a motivo del suo nome, a motivo del suo nome. Davanti a me tu prepari una mensa, sotto gli occhi dei miei nemici, ungi di olio il mio calice trabocca. Bontà e felicità mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita,
abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti. Perché se per mezzo di un uomo venne la morte, per mezzo di un uomo verrà anche la risurrezione dei morti. Come infatti in Adamo tutti muoiono, così in Cristo tutti riceveranno la vita. Ognuno però ha il suo posto, prima Cristo che la primizia, poi alla sua venuta quelli che sono di Cristo. Poi sarà la fine, quando Egli consegnerà il regno a Dio Padre, dopo aver ridotto a nulla ogni principato e ogni potenza e forza. È necessario, infatti, che Egli regni finché non abbia posto tutti i nemici sotto i suoi piedi. L'ultimo nemico a essere annientato sarà la morte. E quando tutto gli sarà stato sottomesso, anche egli, il Figlio, sarà sottomesso a colui che gli ha sottomesso ogni cosa, perché Dio sia tutto in tutti. Parola di Dio. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Colui che viene nel nome del Signore, benedetto il regno che viene del nostro Padre Davide. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della sua gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli, tutte le genti. Egli separerà gli uni dagli altri
come il pastore separa le pecore dalle capre e porrà le pecore alla sua destra, le capre alla sinistra. Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo, perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi. Allora i giusti risponderanno: Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti a visitarti? E il re risponderà loro: in verità io vi dico, tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Poi dirà anche a quelli che saranno alla sinistra: via, lontano da me, maledetti nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli. Perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere, ero straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi avete vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato. Allora anche essi risponderanno: Signore, quando ti abbiamo visto affamato o assetato o straniero o nudo o malato o in carcere e non ti abbiamo servito? Allora egli risponderà loro: in verità io vi dico, tutto quello che non avete fatto a uno solo di questi più piccoli, non l'avete fatto a me. E se ne andranno questi al supplizio eterno, i giusti invece alla vita eterna. Parola del Signore. La grande solennità che celebriamo nella gioia, nella luce, nell'amore, nella carità, nella benevolenza infinita di Dio nostro Padre, nel Signore Gesù Cristo, Re dell'universo. È una solennità che pone anche conclusione all'anno liturgico e già apre le prospettive dalla prossima settimana del grande tempo dell'Avvento, attesa e compimento. E tutta la lettura, partendo da quella antico testamentaria, attraversando il Salmo, così come anche quella, la lettura apostolica e quella evangelica, hanno un unico filo conduttore. È un qualcosa che viene guidato da Dio e per Dio a beneficio dell'umanità. Tutto ciò che ci viene, ecco, consegnato quest'oggi, che per noi motivo di rendimento di grazie per la presenza ineffabile di Cristo Gesù, Re dell'universo, ci pone anche davanti alla grande responsabilità. Io stesso passerò in rassegna. Vedete che bello ciò che Dio ha creato con tutto l'amore, con tutta la paternità, con tutta la benevolenza, diventa anche per lui il motivo di accompagnare, no? Quasi, quasi, è così. Come il padre accompagna i suoi figli
verso la maturità, verso la consapevolezza, verso la prospettiva definitiva dell'accoglienza del suo Figlio unigenito, il Signore nostro Gesù Cristo. Ma ci pone anche dinanzi alle responsabilità che ciascuno di noi ha nei confronti di Dio, nei confronti del prossimo e nei confronti di noi stessi. Ed è chiarissimo, non c'è nessuna dissonanza o altre cose che non riportino a ciò che è il senso della compiutezza. Qualsiasi cosa avete fatto, o di bene o di male, l'avete fatta a me. Perché Gesù dice a me? Perché sappiamo benissimo che il suo essere in mezzo al mondo è per la salvezza di tutte le genti. Pertanto tutti hanno ascoltato la sua voce, tutti hanno compreso fino in fondo qual è la sua testimonianza, ma tutti si rendono responsabili e corresponsabili del mandato che Cristo ha affidato. Perciò chiamerà nel giudizio unico, personale, quando saremo chiamati alla casa del Padre, e in quello universale, dove tutto sarà chiaro in tutto. E questo ci mette anche di fronte a ciò che è il senso della nostra grande responsabilità. Una cosa, pone non solo alla nostra visione, ma anche alle orecchie, le parole di Gesù, che sono parole forti, che ci ricordano quanto è grande la nostra responsabilità. Però entrambi le persone che sono chiamate al bene e al male dicono Signore, perché è vero, ciascuno di noi, riconosce Cristo per quello che è, ma tante volte si elude la presenza di Cristo negli altri. Proprio questo ci viene messo davanti a noi. Le famose, opere di misericordia corporale che Gesù richiama attentamente, da mangiare agli affamati, visitare gli infermi, visitare i carcerati, anche in quelle spirituali, consigliare i dubbiosi, ammonire i peccatori. Sono regole fondamentali che appartengono alla vita cristiana. Ecco perché Gesù è chiaro e netto in tutto questo. E ci ricorda qual è anche la nostra grande responsabilità. Perciò, porrà a destra e a sinistra. Mi auguro che la sorte di ciascuno di noi sia unica. Sia unica. Che ciascuno di noi possa sentirsi dire da Cristo, vieni benedetto. Significa tutto ciò che ho riposto in te, in tutto ciò che io ti ho dato, l'amore, la vita eterna, i sacramenti, hanno fruttato uno solo, per uno solo. E quanti ne incontriamo sulla nostra vita? Partendo da quelli della nostra famiglia, che ci sono più accanto, e poi quelli ad ampio raggio, se avete fatto uno solo, l'avete fatto a me. E credo che nell'esperienza umana e cristiana di ciascuno di noi, degli uni solo ne abbiamo incontrati tantissimi. Ciascuno di noi ha dei peccati di omissione. Questi li ho scritti belli a chiare lettere sul sito della parrocchia, i peccati di omissione, che ciascuno di noi volontariamente e involontariamente hanno creato, prodotto e realizzato. E allora dobbiamo ritornare al Signore con tutto il cuore, chiedendo a Lui, che è Cristo Re dell'universo, che infonda nel nostro cuore quell'apertura fondamentale che Egli ha dato nell'amore per noi. Cristo si rende Re, ma sulla croce. Non si rende Re per abbassare, per mettere sotto i piedi. Lui stesso sarà messo alla fine, quando anche la morte
sarà sottomessa al Padre, anche lui si sottometterà, perché tutto sia tutto in tutti, in Dio che amore. E allora preghiamo in questa solennità di nostro Signore Gesù Cristo, Re dell'universo, perché la nostra vita sia luminosa così come Cristo la vuole da ciascuno di noi. Le opere non manchino mai. Le opere non manchino mai nella nostra vita per arricchire davanti a Lui che verrà un giorno a giudicare le nostre opere, proprio come la liturgia ci ricorda. Verrà a giudicarci secondo le nostre opere. Mi auguro che ciascuno di noi sia pieno di quelle opere buone che al buon Dio rallegrano il cuore. E se abbiamo delle mancanze, e chi ne ha che non ne ha? Ciascuno di noi ne ha, il primo sono io. Ma la consapevolezza di essere tali ci chiede allora ancora di più di chiedere a Dio quell'audacia, quello spirito per vivere fortemente il dono di essere cristiani, figli amati da Dio, redenti dal suo sangue prezioso, e che per tutti quanti noi ci sia un unico gregge che avanza verso quella salvezza eterna a cui Gesù Cristo, Signore nostro, ha preparato a ciascuno di noi. Amen. Insieme con amore rinnoviamo la nostra fede dicendo: credo in un solo Dio, Padre del cielo e della terra, tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, generato, non creato, dalla stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini, per la nostra salvezza, discese dal cielo. Si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. E terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, e procede dal Padre e dal Figlio. Padre, il Figlio adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Carissimi fratelli e sorelle, a Cristo venuto non per essere servito, ma per servire, chiediamo umilmente di manifestarsi ancora come nostro grande intercessore. Preghiamo insieme dicendo: Figlio di Dio, vieni in nostro aiuto. Figlio di Dio, vieni in nostro aiuto. Per i padri della Chiesa, perché si mostrino accoglienti verso ogni persona che cerca un aiuto per il proprio cammino spirituale ed umano, preghiamo: Figlio di Dio, vieni in nostro aiuto. Per le popolazioni che vivono in situazioni di guerra, di violenza, di emarginazione, perché il Signore non lasci mancare il segno della sua provvidenza, aprendo i cuori dei potenti alla riconciliazione e alla pace, preghiamo: Figlio di Dio, vieni in nostro aiuto. Per i malati e i sofferenti, perché sperimentino il conforto della solidarietà fraterna e la certezza di non essere abbandonati dal Signore, preghiamo: Figlio di Dio, vieni in nostro aiuto. Per la nostra comunità,
perché possa esercitare le opere di misericordia, corporali e spirituali, nella gioia di rispondere così alla volontà del Signore, preghiamo. Figlio di Dio, vieni in nostro aiuto. O Dio nostro Padre, Tu che ci chiami alla gioia e alla beatitudine senza fine, accogli il grido di supplica che Ti abbiamo espresso confidando nel Tuo Figlio e nostro Re Gesù Cristo, colui che siede accanto a Te nella gloria come unico nostro Pastore e Mediatore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Pregate, carissimi fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata in questa solennità di Cristo, Re dell'Universo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente.
Accetto, Padre, questo sacrificio di riconciliazione e per i meriti del Cristo tuo Figlio, concedi a tutti i popoli il dono dell'unità, della carità e della pace. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Tu con olio di esultanza hai consacrato sacerdote eterno, re dell'universo il tuo unico Figlio, Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, sacrificando se stesso, immacolata vittima di pace sull'altare della croce, operò il mistero dell'umana redenzione, assoggettate al suo potere tutte le creature, offri alla tua maestà divina il regno eterno universale, regno di verità e di vita, regno di santità e di grazia, regno di giustizia, di carità, di amore e di pace. E noi, uniti agli angeli e agli arcangeli, ai troni e alle dominazioni e alla moltitudine dei cori celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria. Padre, veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza,
versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nella fede e nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Corrado e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i Santi Apostoli, i gloriosi martiri, Sant'Alfonso, San Gerardo e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalle sue parole che diventano per tutti quanti noi parole di vita eterna e di amore, con la fiducia, insieme come figli e fratelli, diciamo con amore. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, noi i nostri debiti, come noi lo rimettiamo ai nostri debitori, liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità, carità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Come figli del Dio della pace, donatevi un gesto di comunione fraterna.
Beati gli invitati alla mensa del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo.
Preghiamo. O Dio nostro Padre, che ci hai nutriti con il pane della vita immortale, fa che obbediamo con gioia a Cristo, Re dell'universo, per vivere senza fine con Lui nel suo regno glorioso. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Prima della benedizione solenne, come di consueto, vi ricordo un po' di avvisi. Vi ricordo che il prossimo mercoledì alle ore 19 inizia la catechesi biblica in preparazione al tempo di Avvento e in preparazione al tempo di Natale. Pertanto ogni mercoledì che precede la domenica ci ritroveremo alle ore 19, ecco, insieme per vedere insieme la Sacra Scrittura, per commentare, per pregare, in questo momento di formazione importante. Il prossimo venerdì è il primo venerdì del mese, come di consueto alle ore 17, adorazione eucaristica con possibilità di ascoltare le confessioni, alle ore 18, Santa Messa con omelia. Come abbiamo ascoltato nel Vangelo, benedette le mani che si aprono ad accogliere i poveri e a soccorrerli. Con queste parole Papa Francesco ci ha esortato la scorsa domenica, nella prima giornata mondiale, ecco, per i poveri, ad amare gli ultimi, con i fatti e non soltanto a parole. Accogliendo tale invito, alcune famiglie si sono impegnate a realizzare l'iniziativa Un dolce Natale riscalda il cuore di chi dona con amore, realizzando sacchetti di biscotti natalizi che troverete uscendo dalla porta della chiesa e dalla porta laterale che entra nella parte del chiostro. Vi invito come sempre ad essere generosi, perché le offerte saranno utilizzate, ecco, per acquistare gli alimenti e per preparare il pranzo di Natale per i poveri. Il Signore sia con voi. Dio pastore guida del suo gregge, vi sorregga con il suo aiuto, vi doni consolazione e pace e guarisca ogni vostra infermità. Cristo, re di pace e di misericordia, che vi ha partecipato il suo sacerdozio regale, vi doni di servirlo nei fratelli. Amen.
lo Spirito Santo effuso in abbondanza sulla Chiesa, vi ricolmi del fuoco dell'amore e della carità e vi conduca alla vita senza fine. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Una buona domenica e una buona settimana a ciascuno di voi.